Questa mattina, in occasione del 20° anniversario della strage di Capaci e della morte di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e dei tre uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Di Ciglio e Antonio Montinaro, molte scolaresche cittadine si sono date appuntamento davanti all'albero dedicato a Giovanni Falcone, di fronte a Palazzo San Giacomo. All'iniziativa, promossa dall'Associazione Libera, dall'Ufficio regionale scolastico, dall'Associazione Antiracket Tano Grasso e dall'Associazione Nazionale Magistrati, ha partecipato anche in forma ufficiale il Consiglio Comunale. Erano presenti numerosi consiglieri, tra cui tutti i capigruppo consiliari, il presidente del Consiglio Raimondo Pasquino e i vicepresidenti Elena Coccia e Fulvio Frizza. Gli studenti, guidati da Don Tonino Palmese e Geppino Fiorenza, hanno attaccato ai rami dell'albero bigliettini con pensieri commemorativi. Anche il presidente Pasquino e il sindaco Luigi De Magistris hanno voluto scrivere un bigliettino per ricordare le vittime della mafia. In questa giornata, in ricordo dei 20 anni della scomparsa di Morvillo e Falcone, siamo solidali con i loro familiari e anche a nome del Consiglio Comunale esprimiamo un caro ricordo alla vittima di Brindisi, Melissa Bassi. È stato questo il pensiero di Raimondo Pasquino, mentre il sindaco ha scritto: "Le loro idee, la loro passione, il loro coraggio saranno linfa per il nostro cuore e per le nostre gambe." Al termine dell'incontro, dopo un minuto di raccoglimento, si è svolta la rappresentazione teatrale al Teatro San Carlo, che vede impegnati come attori anche i ragazzi dell'Istituto di Nisida. Nel corso della giornata è previsto un ulteriore appuntamento alle ore 17 al centro direzionale, dove si riuniranno tutte le associazioni dell'antimafia sociale.